Ok, quindi con il... Vedi un po' con il controller, vedi un po' come si vede. Allora, signori, sto aspettando, sto facendo stato check-out. Check-in, check-out, mafia. Allora, vediamo se si sente bene. No, l'audio di gioco non si dovrebbe sentire. Ma dico tu, se senti meglio. Ok. Ok, sì. Parla. Prova, mi si sente? Ok, sì, parla. Prova, perfetto, perfetto. Si sente anche Obito. Ok, signori, buonasera. Scusatemi sempre, come al solito la tecnologia a noi è molto avversa. Anche se devo sottolineare che oggi è stata particolarmente l'impreparazione a giocare a nostro sfavore. E scusatemi se ho fatto tardi. Il tempo che sistemo sto schifo di telefonino per leggere le vostre... Mannaggia, sto schifo di telefonino. Già l'altra volta c'ho avuto problemi per leggere la vostra chat e inizio. Mi sa che devo sistemare anche meglio la telecamera perché tutto questo maneggiare il telefonino l'ho spostata. Un po' più in alto. Ok. Io sono pronta. Devo solo non andare a destra. Madonna mia, scusatemi. Sono un disastro oggi. Perfetto, ok. Sono pronta. Ciao, buonasera, bentornati. Stasera iniziamo Thronebreaker, che è un gioco di The Witcher in cui il personaggio principale è la regina di Rivia e di Liria. La... Ho dimenticato il nome. Giuro che lo sapevo fino a 5 secondi fa. Miv? La regina Miv, mi sembra. Scusatemi. Voi come state? Come va? Vi siete preoccupati molto per la live che non partiva? Io sono estremamente curiosa di questo gioco, me l'ho fatto conoscere Otello, fatto vedere come si gioca e essenzialmente ricalca, cioè le battaglie che si giocano sono battaglie di Gwent. Allora, purtroppo voi non sentite l'audio di gioco, però spero che i sottotitoli vi aiutino a capire. Aspettate, però, forse non riuscite a leggere per la scritta sotto. Allora, comincio a leggere. Il mercenario dice: una megera, regina e strega insieme, il peggio di entrambi i mondi. Lasciamola stare, che ne dici di una delle due storie? Mentre giochiamo un po' a carte, narratore. Oh, perché no? E visto che parlavamo di una regina. Guardate che grafica, signori. Thronebreaker. The Witcher Tales. Non è fighissimo mitico? Ciao! Benvenuta! Ale Fiammante. Benvenuto? Posso chiederti come ti devo chiamare? Se Fiammetta Vale? Allora, questo gioco utilizza un funzionamento di salvataggio automatico. Lo spegne la console quando gli dico qui sotto. Ok. Va bene, preferisci che ti chiami Ale o preferisci che ti chiami Fiammetta? Fiammante, Fiammetta. Sono dislessica, nel caso non si fosse capito. Fiammetta ti piace di più. Posso il nick? Se no, coprirà. Sì, effettivamente è meglio, quindi un secondo solo. Spero che la mia adorabile interpretazione. Allora, prendo un attimo e cerco di sistemare questo fatto dei sottotitoli. Anche se non ci riesco. Non mi fa tornare a Windows. Vabbè, signori, per stasera sentirete me parlare con. Anzi, leggere i vari dialoghi che voi non potete né sentire né leggere. Fiammetta, ma mi dispiace, Fiammante. È la prima volta che vedi una mia live. Conosci Gwent, conosci il mondo di The Witcher, Fiammetta. Allora, abbiamo tre difficoltà: avventuriero, temprato alle battaglie,
Pezza ossa. Allora, signori, nel caso voi non l'abbiate dedotto fino ad ora, ossia la prima volta che mi vedete, io faccio particolarmente schifo i videogiochi, per cui inizieremo con modalità avventuriero, soft, per giocatori che vogliono rilassarsi e godersi la storia con l'opzione di saltare le battaglie. Cercherò di evitare di saltare le battaglie, va bene? Allora, benvenuto, legionario! Quali sono le i giochi che ti piace di più vedere? Conosci Gwent? E conosci il mondo di Witcher? Un attimo solo che vi leggo quello che c'è scritto. All'inizio ogni turno danneggia di due l'unità più forte di una fila. Il sogno del buon comandante è l'incubo di quello incapace. Quindi ogni turno danneggiare di due l'unità più forte della fila. Va bene, ci proverò. Allora, signori, incominciamo direttamente con una guerra softissima. Mi fa piacere. Allora, aspetta che vi leggo. Correva l'anno 1267. La guerra nell'aria, palpabile. Il più potente impero di Nilfgaard bravava i terreni settentrionali. Alla luce di questa minaccia, i vari sovrani fiorirono una legge, promettendosi fratellanza eterna, alleanza e tante belle parole. Poi tornarono a casa, instillati di coraggio e di ottimismo. Tra questi troviamo sovrani di Aramev, regina dei regni gemelli di Liria e Rivia. Conoscete il nome? Avete titolato la sua bellezza? Bene. Era una gran donna, non tanto per il suo aspetto, quanto per la sua tempra e il suo coraggio. La regina era a pochi giorni dalla capitale, la città di Liria, quando sopraggiunse un cavaliere. In assenza di Miv, era il contento Aldeb, assistere già il principe Elvin, figlio della regina, nella guida dei due regni. Ok, scusate, che io devo leggere, questo mi parla sotto, quindi un po' mi confondo. Voglio vedere se riuscite a leggere questi, se no ve li leggo anch'io. Ditemi un po' se vi fa piacere o meno. Allora, Calvel aveva cavalcato a lungo, aveva i baffi gocciolanti e il corpo arrossato per l'eccessivo sfregamento con il colletto dell'abito. Ok, guardate che tipo di colletto, ditemi voi, se uno non si arrosserebbe solo guardandolo. Comunque, via metà, sei entrato per conoscere Gwent, giusto? Te faccio già un piccolissimo spoiler che è un gioco di carte, però penso che tu l'abbia detto. È un gioco di carte che generalmente si gioca una serie di turni, però per conoscere il gioco pure semplice devi vedere le live di domenica, dovrai vedere live la domenica, perché io il mercoledì penso di portare avanti questo gioco se la tecnologia ci assiste. Allora, da ieri sono tutte le live che entro e partecipo, sono ossessionato a diventare... Wow, mi fa piacere! Ciao Nanda, come stai? Come va? Come è andata la giornata? Mi fa super piacere, fiammetta, fiammante. Tutto bene, stiamo giocando a Thronebreaker con la regina Miv, che è una forma di Gwent in cui però non si può interagire. Sono felice che vada tutto bene. Allora, per ora il gioco è iniziato con dei mercenari che stanno controllando un prigioniero. E mentre giocano a Gwent hanno chiesto al cantastorie di raccontargli una storia. E in questo caso la storia che stiamo vivendo, che sta raccontando il narratore, è la storia della regina. La regina dei regni gemelli di Liria e di Riga. Oh, vabbè, cioè, se mi dici a che punto entri... Ah sì, i mercenari. Ciao Fier, ciao! Fammi sapere sia quando te ne vai che quando rientri, Nando, che ti faccio una piccola... Non lo sento, Nando, ti faccio un piccolo riassunto. Ciao Fier, come stai? Salutate Fiammetta che è entrata da ieri. Cioè, si chiama Fiammante, è un maschio. Però io mi sono fissata che si chiama Fiammetta. E che ha intenzione anche lui di diventare un legionario della nostra legione. La tua vicina è stupenda. Quale vicina? La regina? Comunque, vado avanti, dai, sennò sono troppo bloccata. Mi dispiace avervi fatto iniziare in ritardo, però vi prometto che lo faccio recuperare. Allora, ditemi se volete che ve lo legga io o se, bene, se riuscite a leggere questo, perché almeno questo, grazie a Dio, in evidenza. Il resto non si riusciva a leggere. La prossima volta che giochi a Gwent vorrei... voglio dire, sfidarti di nuovo. Ecco, mostri che ho fatto. Quando mai? Quando mai? Però, Fier, ti prego, ricordami, io almeno sabato devo vedere come caspita si fa quel deck. E poi mi fa piacere che tu ti diverta così tanto a affellarmi qua. Obito ci sta andando, però non qui. E giustamente anche lui sta cenando.
Dai, fate un po' di festa anche a fiammetta, a fiammante. Su, è un nuovo legionario. E noi siamo sempre tanto carini con i legionari. Vabbè, voi non mi avete detto niente riguardo ai dialoghi, quindi non ve li interpreto più. Li leggete e basta questi. Se si legge, li leggete. Molto pragmatica. No, è un maschio! Sì, si chiama Fiammante! Ale Fiammante, un maschio! Non ti prego, ho già fatto una figura io. Bravo! Allora, continuo ad andare avanti. Sì, che non ho intenzione più di indossare questo colletto. No, dai, mi piace Fiammante, giuro. È che io sono dislessica. Ecco, una cosa per un'altra. Per esempio, questo fatto qua che sto giocando all'Xbox e X è a sinistra, a me confonde un sacco perché di solito l'X della PlayStation è in basso. Ma non sento tutti questi suoni. Non so perché. Colpa nostra cosa, Fier. Un'altra circostanza mi ha condotto qui. Dai, vediamo questo. Non chiamarlo, non cambiarlo, non chiamarlo. Cambiarlo. Beh, beh. Ti prego. Allora, andaggio di spalla di cui devo occuparmi, senza temo che la situazione sia un po' sfuggita di mano. Io vorrei tanto incaspitarmi con lui, cioè veramente fargli il fondoschiena a stelle e a strisce, però mi arrabbio o non mi arrabbio? Mi arrabbio. Esatto, dillo che non sei una brava donna del Medioevo. Cambia nome però non per colpa mia perché avevo capito che eri un maschio. Ah, ok, no, almeno Nando l'ha capito subito che era un maschio, Fier. Almeno. Allora, signori, questo gioco prevede molte scelte di risposte, ok? Poi vi chiederò un consiglio, però sappiate che in generale mi piace fare la parte di quello che si arrabbia facile. No, Fiammante! Fiammina mia, dai, ti voglio bene. Dimmi un po', conosci The Witcher in generale? Dai, continuiamo ad arrabbiarci con questo cristiano. Sei adorabile. Questo non promette bene, signori, gli faremo veramente il fondoschiena. Vai, Nando! Esatto. Siete tutti d'accordo che bisogna sempre seguire il proprio istinto? Cioè, quello che ti suggerisce il corpo non te lo suggerisce nient'altro. Dai, Nando, caccia sta domanda. Non so se è la connessione mia, però. È conciso, porca di quella trota. Savage. No, che cos'è, Nando? Dimmi un po'. Gargiso. Ok, sono dislessica, però ce l'ho fatta. Ciao Antonio Gargiso! Di te non ho dubbi che tu sia un maschio. Come stai? Come va? Come è andata la tua giornata? E soprattutto, conosci questo gioco? Aspetta, sì, la canzone Savage Love! Ho capito qual è Nando! Sì, la conosco, mi piace un sacco! Allora, signori, questi cristiani hanno cercato di braccare dei banditi e non ce l'hanno fatta. Per sorprenderli nel sonno. Torrenfalco. In The Witcher ci sono un sacco di torri che hanno nome di uccelli.
C'è la torre della rondine, la torre del gabbiano. Qua abbiamo la torre in falco. Allora, andando lì, vediamo. Oggi scamo. Non farò. Lo so, mi dispiace, Nando, veni appetente. Peggio di taco se l'altro. Mamma mia, fermati, Van. Ah, ciao Nando, torna presto. Ma ti cucino o non ti cucini tu? Fammi sentire. E soprattutto sto ancora aspettando la risposta di Antonio Gargiso. E soprattutto Antonio Gargiso, la prima cosa che mi deve dire è come lo devo chiamare. Che povera fiammetta qua. L'ho ucciso. Ok, sono un po' lenta, scusatemi. Banda molto intelligente, sono andate ad attaccare i fattori delle tasse. Che voi avete spillato sti poveri mercanti. Mi sembra minimo. Ma come cavolo si fa a cambiare? No, dai, ti prego, Ale! Scusami, no, io adoro il tuo nome. Ti giuro che la fiammante è la cosa più carina del mondo. Dai, veramente, lascialo. E mi ha rifilato. Ok, Fiera invece ci dice che oggi ho cucinato un'amica e gli ha rifilato sta teglia enorme di riso con pollo indiano piccantissimo. E per non fare il bello ducato ha accettato. Wow, fighissimo. Come vorrei essere al posto tuo. Io al posto tuo devi cambiare il favore, Ok, allora se fischio sei tu, sappilo. Conosci The Witcher, conosci questo gioco, dai, temi un po'. Qui hanno rubato il denaro, sti poveri scemi. No, sorry, fattel. Tanto ormai te l'ho derubato, non è che c'è bisogno di correre. Chiamano Gargisello. Buono. Allora diciamo a Gargisello di indicarmi il nome di tutti quelli che entrano, così che non sbaglio ogni volta. Ok, ditemi un po' voi dove siete. Anzi no, prima di tutto, come è andata la vostra giornata? E di dove siete? Quali sono i vostri passatempi preferiti? Poi partirà, quando avrò salutato tutti, partirà la domanda del giorno. C'ho una domanda pronta per tutti voi. Torre in falco. Cioè, vi rendete conto che questa regina dorme nel luogo dove conservano loro che hanno ottenuto le tasse? Cioè, vi pare normale? A parte giocare alla play? ok, allora quali giochi porti... quali giochi... Niente, oggi non ce la posso fare a parlare. A quali giochi giochi? Alla PlayStation, da quanto tempo giochi? Che grafica! Allora, mio... allora, c'è la regina che sta parlando, sono troppo... Ok, allora... non so se siete riusciti a leggere. La regina si stava lamentando del fatto che ha lasciato governare il figlio non è stato capace. Guarda caso, forse i bambini non sono in grado di governare un intero regno. E il conte, la sua spalla, gli stava dando man forte. Benvenuto nel tutorial! Sì, che bello, comincio col tutorial. Prima di affrontare l'avventura dovresti imparare a conoscere le meccaniche di gioco. Sì, per favore! Per controllare il personaggio usa LS, ma qual è LS? Questo? Segui la strada ciottolata per raggiungere la prossima tappa del viaggio, ok. Segui la strada ciottolata. Era meglio il sentiero dorato, non trovate? Rainbow Fortnite Full... Aspetta! Allora, il corso del gioco avrà modo di ampliare il tuo esercito. Per farlo devi prima ottenere le seguenti risorse. Ora, legname e recluti. Ma stare ciò si deve conquistare proprio tutto, eh? Allora, Rainbow Fortnite Fall Guys... Provalla, GTA, Dragon Ball, Xenoverse. Come lo trovi? Ah, guarda che giochi, un sacco di giochi che portiamo alla legionellina. Sei cascato proprio bene, complimenti. Fall Guys ci giochiamo
faccio, di solito sono live che facciamo alle 9 e mezza di sera, quindi potresti unirti a noi qualche volta. Ok, continuiamo a giocare. Durante il tuo viaggio potrai trovare utili oggetti, perfino nuovi compagni che ti aiuteranno in battaglia. Io spero di trovare Geralt. Ok, signori, ora mi scrivete in chat quanti di voi hanno letto il libro di The Witcher, anzi, i libri di The Witcher. Se non vuoi perderti nulla, assicurati di esplorare la mappa con l'attenzione di completare le missioni secondarie. Ok. Ok. Ok, ok. Non lo vedevo, scusatemi. Ottimo oro! Anche le regine trovano oro, vi rendete conto? Allora. Sì, l'ultimo Dragon Ball rilasciato. Prima di Kakarot, quello competitivo e fantastico. Biglio ci sto giocando. Che bello! Io adoravo giochi di Dragon Ball. Erano i pochi giochi che riuscivo a fare. L'ultimo però a cui ho giocato era tipo Tenkaichi Budokai 3, quindi sono veramente indietro. Però un sacco bellini, c'erano un sacco di missioni carine. In cui, che ne so, dovevi allenare, dovevi fare un minigiochino, era un sacco carino. Pure il maestro di tartaruga, figata. Ditevi che lo fate diventare Super Saiyan, vi prego. Allora, io devo commentare un po' la mia live. Allora, signori, siamo riusciti a far risalire una bandiera, Dio solo sa perché. E ora chiacchiereremo con questi poveri contadini. Siete riusciti a leggere troppo piccolo? Ditemi un po'. Questa signora dice praticamente che hanno torturato non so chi con il fuoco fino a ottenere il denaro. Io vorrei entrare in questa cosa pulciosa. C'è una manina! Legna! Cioè, signori, questo è il mio regno, io lo sto letteralmente derubando. Cioè, voi vi rendete conto? Gli sto derubando il legno, ho trovato dell'oro vicino a casa loro che mi sono tenuta. Cioè, io sono una regina, tipo un regno intero. Ma no, rubiamo l'oro, cioè, teniamoci l'oro che troviamo in giro. Tanto, mica questi poveracci vivono sotto un tetto di paglia. Ma perché non rubargli anche la paglia? Scusatemi. Cioè, possono mai avere qualcosa questi cristiani? No, mi devono tutto, fino all'ultimo centesimo. Per esempio, questo cristiano qua che sta... No, non posso interagire. No, non ce la posso fare. E poi vorrei dire, ho capito che si è fatto una settimana a cavallo, però ti sembra il caso di andare a piedi? Un ostacolo ti impedisce di proseguire, per rimuoverlo dovrai spendere alcune delle tue risorse. Ah. Allora, vostra altezza, qualcuno ha battuto un'antica quercia e la strada è bloccata. Allora, sappiate che, per chi non conosce l'universo di The Witcher, ci sono delle figure nel mondo di The Witcher che sono le driadi, delle sorte di amazzoni. Che hanno in grande considerazione le foreste, gli alberi e tutta la natura in generale. E si battono contro gli uomini affinché smettano di tagliare gli alberi. E guardate un po' che è successo. Qualcuno ha tagliato una quercia, un'antica quercia. Secondo me le driadi ci faranno il culo tanto con tutti quanti. Fondoschiena, forse è meglio se dico fondoschiena, ma... Purtroppo il nostro convoglio non riesce a girare l'ostacolo. Il nostro convoglio sono io a piedi. Come volete procedere? Che ci pensano i boscaioli? I nostri soldati devono conservare le forze, oppure dai delle accette ai soldati e mettili al lavoro. Rinunciare a meno legno, però rinunciare ai soldati. Ma per il momento rinuncio a del mio... cioè preferisco dare più legno. Tanto sicuramente potrò derubarlo a qualcun altro. Allora, signori, occhi appizzati, dobbiamo vedere quando esce la manina che posso derubare. Allora, gran parte degli oggetti interattivi sono indicati chiaramente sulla mappa, ma non tutti, alcuni sono imprevedibili, perciò si pronta a tutto. Aiutatemi, vi prego! Io sono ciecatissima, non sono miope, di più! Molto, molto di più! Riuscite a leggere troppo piccolo, ditemi! La regina va alla carica.
vostro gioco di Dragon Ball preferito? O qual è attualmente il vostro gioco di Dragon Ball preferito? Mi pare convinta che i banditi sarebbero scappati dal bosco dopo aver compreso il grave errore compiuto. Dopotutto, nessun criminale sano di mente avrebbe osato accettare la attaccare la scorta della regina. Parandaggi di spalla erano diversi, per loro nulla era sacro. Signori, sono dislessica, sappiatelo. carico il tuo. Entra in battaglia! Allora, il nostro Gisello, no, Gargisello, non ci ha più detto se conosce il mondo di The Witcher. Questo è il campo di battaglia, tu metti in gioco le tue carte e la metà inferiore, mentre l'avversario mette in gioco le sue e la metà superiore. Allora, signori, guardate attentamente, qua vi spiegheranno come Dio comanda le regole di Gwent, per cui se qualcuno vuole imparare questo gioco, questa è l'occasione migliore di tutte. Così la domenica possiamo direttamente giocare tra di noi. Pronti? Via. Le unità possono essere messe in gioco sulla fila del combattimento corpo a corpo o su quella del combattimento a distanza. Ricorda, le abilità di alcune carte hanno un comportamento diverso a seconda della fila su cui le metti in gioco. Capito? Una battaglia normale può durare fino a 3 round. Il primo che vince 2 round vince la partita. Ok. Si gioca un turno per giocatore. Durante il tuo turno puoi giocare solo una carta o puoi usare tutte le abilità che vuoi. Il giocatore che agisce per primo in partita è lo stesso che ha dato inizio alla battaglia. In questo caso sei caduto in imboscata, pertanto il turno spetta l'avversario. Ma guarda che ciorta. Mi dice il conte che è un oltraggio far attaccare la regina. La forza di ogni unità che metti in gioco si aggiunge alla forza totale del tuo esercito. Vabbè, insomma, le carte che giochi. Cioè, vince che è il punteggio più alto, il punteggio dipende dal numeretto che sta sopra le carte. E giochiamo la carta che ci hanno suggerito. Il giocatore il cui esercito ha il maggior numero di punti forza alla fine del round vince il round. Ok, tipo Fiery. Ogni riferimento è puramente voluto. Alcuni danno l'armatura. L'armatura assorbe una certa quantità di danni. Gran parte delle carte hanno un'abilità, per saperne di più seleziona una carta e leggi una descrizione breve. Ulteriori informazioni sono accessibili prendendo RT. Ok. Gioca una carta qualsiasi. Falciatore. Allora, ci tiene a precisare il conte che sono affidabili e che mi seguirebbero fino all'inferno, quindi devo solo ordinarglielo. I falconi hanno un'abilità leale, questo significa che le loro abilità vengono attivate quando usi l'abilità di Miv, cioè ogni comandante dispone di un'abilità speciale per scoprire quale selezione il comandante. L'abilità di Miv permette di potenziare un'unità e fornirle un'armatura. Questa abilità può essere utilizzata dopo un certo numero di turni. Devo usare l'abilità di Miv, prima selezionala, dopodiché seleziona delle tue unità. Ok, come si seleziona? Ok, semplicemente con la levetta. E la gioco su questa carta. Insegnerà a rispettare la corona a questi poveri cani. Signori, ma com'è che non parlate più? Avete... Ha raddoppiato! Se non hai altre mosse, compri e metti fine il turno. State cenando tutti? Vi ho già persi. Io ho già cenato, però ho ancora una grandissima fame. Soprattutto ultimamente un sacco di voglia di schifezze, tipo pizza col kebab, bounty. Gioco una carta qualsiasi. Allora, oggi gioco il conte Cloudwell. Metti in gioco dal tuo mazzo, lo copri ciascuna unità adiacente a questa. O gioco l'arbalesta. Danneggio al nemico, però mi pare superiore al numero di carte presenti su questa fila, inclusa se stessa. Ma sì. Yeah! Ok, per tutti quelli che non sanno giocare a Gwent, veramente questo è il tutorial meglio che c'è. Concludiamo il turno. Ci bombardano, signori! Anche le carte del tuo personaggio possiedono abilità. Leggi attentamente le rispettive descrizioni e agisci di conseguenza.
problema è che mi sta praticamente costringendo a giocare tutte le carte. L'abilità del conte mi permette di evocare dal mazzo una copia delle carte che gli sono adiacenti. Molto comodo. Li facciamo scappare, cioè, signori, questi ci hanno derubato il denaro e li facciamo fuggire. Allora, fiamma, fiammante Ale, se ti interessa, Gwent, non questo che sto portando stasera, Thronebreaker, Gwent proprio, è un gioco online, multiplayer, cioè non multiplayer, in cui possiamo giocare tra di noi, possiamo interagire, possiamo fare partite. Poi in generale, come giochi online, cioè partecipo a Follow Guys quando non gioca Obito, e porto anche sia Moving Out che Overcooked, però non sono giochi in cui si può giocare online. Cioè, non possiamo giocare, non possiamo invitare altra gente, però li adoro. Quando giocate tutte le tue carte, il pulsante al fine turno diventa un pulsante di passaggio. Quando passi non puoi effettuare azioni fino all'inizio del prossimo turno, ok? Il giocatore il cui esercito ha il maggior numero di punti forza alla fine di un round vince il round. In caso di parità entrambi i giocatori ottengono un punto vittoria. Yuppie! Ci tiene a puntualizzare che la battaglia non è ancora finita. Perfetto, ok, allora sicuramente giocheremo a quello. Poi il mio desiderio è quello di portare uno, sai, per il mio nome. Per il mio nome, una come te, insomma. E devo capire un po' come fare, su che piattaforma portarlo, perché mi piacerebbe tanto fare un gioco di carte con tutti voi. Allora, il conte c'ha... non il conte, il mio braccio destro l'ha detto di proteggermi. Ha detto al mio esercito di proteggermi. Allora, il giocatore che ha vinto il round precedente gioca per primo, ma non l'avrei mai detto. Mi piace che possa giocare una carta qualsiasi. Però giocherò prima questa perché non ha effetti secondari. Ti piacciono i giochi di carte, Fiamma? E se sì, quali? Va bene anche scopa e poker, veramente. Ha già passato, sta cosa non mi... non mi torna. Una pietra sui denti, io ti faccio tanto di quel male. Perché vuoi combattere? Ma che caspito! Ma costa? Non lo so, devo informarmi. Oh, perfetto, anche io adoro uno. Mi sono fatta male da sola, signori. Che cosa stupida. Ogni volta che il nemico viene danneggiato si potenzia di uno. Oh, oh. Pensa che io sono all'università adesso. Sono anni che mi porto presso un mazzo di carte uno per giocare con i miei amici. E i miei amici sono anni che mi odiano perché odiano giocare a uno. Però sai, ho le carte quelle nuove, quelle in cui puoi. Hai quattro carte speciali che puoi disegnare tu. E ho inventato delle carte che non piacciono a me, a nessuno. Però sono molto carine. Pensa, c'è la carta fusione, quella di Yu-Gi-Oh! In cui puoi giocare due carte insieme. Adesso uso l'abilità del tuo comandante. A prescindere, cioè, non è che alternative. Io uso l'abilità del mio comandante. Cioè, sì, ho scritto più 4 e questo acquista 9 punti in più. Io non lo so. Non lo so, Fiamma. Non so quanto, se costa. E soprattutto non so da che piattaforma portarlo, perché... magari potrei anche streamare da telefono, volendo, se si può fare gratis da telefono. Mi devo informare. Se tu sai qualcosa di più, dimmelo. Però sicuramente cercheremo un'opzione quanto più grande se possibile per coinvolgere quante più persone possibile. Aspettate, hai vinto due round di fila, di conseguenza hai ottenuto vittoria. Sì, ma non 30. Si è congratulato per la nostra ultima vittoria. Io spero che a questo punto i banditi li inseguiamo e li picchiamo, perché non mi sembra il caso. All'inizio di ogni turno danneggia di 2 unità più forte. Ma perché sei fissato con questa cosa? Vero?
riuscite a leggere proprio di faccia le vocine? Perché secondo me è una cosa fichissima un cantastorie, anche solo come idea. Cioè, voi immaginate raccontare una storia e fare tutte le voci e poi dire: no, beh, questo l'ho detto io, questo l'ha detto Regina, questo l'ha detto Caldwell. Grazie. Poi, come carta, ho inventato la carta per cui si cambiano le carte che hai, uffa, le carte che hai in mano, le scambi con il giocatore alla tua destra. Poi, ho inventato un'altra carta. Thronebreaker, credo che si possa avere con il Game Pass. Però se voi Obito o Otello ci scriveranno in chat cosa. Se è vero o meno. Comunque sì, credo che si paghi. Vi faccio voce alla regina. Ama questo panorama. Caldwell. Invero la lira è la perla del nord, la cui bellezza è pari soltanto a quella della sua regina. Dopo 3 settimane in sella, ne dubito, Conte. Ci accamperemo qui. I soldati hanno bisogno di un po' di meritato riposo. Yuppie! Meritato riposo! Per ispezionare il tuo esercito, devi prima accamparti. Accampiamoci. Raga, i tasti che sono sulla Xbox mi confondono tantissimo. Allora, le varie strutture dell'accampamento ti permettono di ampliare l'esercito e accedere a importanti informazioni. Yuppie! Gran parte delle strutture dell'accampamento possono essere migliorate tramite l'officina. Cioè, ci portiamo appresso un'officina. Signori, sappiate che ci portiamo appresso un'officina. I miglioramenti ti permettono di avere unità più potenti e facilitare il tuo compito. Ok, ci mancherebbe. Accedi all'officina, che è questa qua. Puoi costruire e migliorare la struttura dell'accampamento. Va bene. Per migliorare la struttura dell'accampamento devi prima avere l'opportunità. Opportuna quantità di oro e di legname, si vede che sono di testica. Per il tuo viaggio devi avere accesso a una mappa della regione e per ottenerla devi prima migliorare la tua tenda reale. Porta la tenda reale a livello 2. Sì, ok, posso. Signori, spendiamo dinero come se ne avessimo. Comunque no, mi devo sempre ricordare come chiamarti perché voglio chiamarti come mi ha detto Fiammetta qua. Gargisello, ok, no, Gargisello, non credo che sia Gramis. Poi, grazie a questo miglioramento, adesso hai accesso alla mappa della regione che puoi aprire sulla schermata principale di gioco. Ok, anche l'officina può essere migliorata. Dopo ogni miglioramento, avrai accesso a novità più forti. Vai alla tenda del comandante per vedere il tuo esercito. Non è questa. Non è questa. Allora, signori, il mio esercito consta di 110 carte. Nella tenda di comando puoi creare unità e formare il tuo esercito a partire dalle carte disponibili. Va bene. Migliorare questa struttura aumenta il limite di reclute permettendoti di usare unità più forti. Yuppie! Le carte del tuo mazzo attuale sono rosse e sulla sinistra, quindi queste qua verdi. Grande Fiammetta, sei stato perfettamente lo spirito del gioco. Oh, Otello è super orgogliosissimo di questo sticker che ha creato. Le carte del tuo mazzo attuale sono mostrate sulla sinistra, va bene. Le carte che puoi creare e inserire al mazzo sono mostrate sulla schermata principale. Puoi accedere a nuove carte migliorando il campo di addestramento dell'officina oppure compiendo incarichi relativi alla storia. Le carte in grigio sono disponibili. Ma non sono ancora state create, devi crearle prima di poterle includere nel mazzo, vabbè. Ah, devi contare almeno 25 carte, almeno 110. No, non è vero, abbiamo 24. Oh, allora 110 punti di gioco raggiungiamo. Ma non devi superare il limite di reclute. Al momento il limite di reclute ammonta a 125. Ok, noi abbiamo 24 carte, contiamo 110. Poi aspetta. Uffa. Passerò tutta la serata a fare così, oi? Gargisello. Allora, lo so, una carta di uno ha inventato che tipo si conta fino a 50 e il 50esimo deve pescare 50 carte. Oh, wow! Come mai fino a 50? Cioè, è un bel numero. Però mi piace un sacco! Cioè, devo fare anche una cosa del genere. Magari però facciamo un numero streuso, tipo si conta fino a 7,8, una cosa così, vediamo come se la girano. Il tuo mazzo deve contare almeno... Vabbè, sì, abbiamo già letto. Per creare nuove carte ti serve una risorsa specifica, reclute, ok. Potrei reclutare presso i centri di reclutamento indicati sulla mappa con l'icona di un elmo ed orsa oppure tramite determinati incarichi della storia. Babing!
Hai ottenuto risorse aggiuntive per reclutare una carta Wagnerburg. Per farlo premi X e per confermarlo premi A. Ok, quindi X. Per reclutare una carta Wagnerburg. E io non... Signori, io faccio un po' pietà. Questa dovrebbe essere... No, prima premo X e poi premo A. Certo che reclutiamo Wagnerburg qua. La nostra macchina da guerra. Ciao, guasta! Come stai? Come va? Allora, Trambecchi è un'offerta fino a domani a 10 euro, invece a 19 sullo store PlayStation 4, dico giusto di fronte. Sei il top, sei il meglio di tutti quanti. Allora, guasta, come è andata la tua giornata? E devo dedurre che tu conosca questo gioco, quindi yuppie. Da quanto tempo ci giochi? E come l'hai conosciuto? E se ci giochi? Uffa! Allora, le domande sono queste, ma in ordine un po' più... un po' sparso al momento, però... Non ti preoccupare, non ti preoccupare! Ciao comunque, bentornato! Allora, aggiungi Wagnerburg al tuo mazzo selezionando la carta e premendo A. Ok, quindi... Wagnerburg, A. Ora puoi vedere e creare nuove carte oppure tornare alla scheda del gioco principale e continuare il gioco. Ok. Voglio creare nuove carte! Devo andare su quelle grigie. Invece non usciamo. Allora, l'ho appena messo a scrivere. Top! Allora, aspetta. Che dice mia mamma qua? Le orecchie al volume al massimo con le cuffie da gamer. Mi stai chiedendo di abbassare il tono della mia voce. Ok, guasta, dimmi un po', come mi hai messo a scaricare giusto Tron Breaker? Ti ho ispirato io o c'è qualche altra ragione dietro? Dai, dimmi un po', come l'hai conosciuto, come l'hai scoperto? A me l'ha fatto scoprire Otello. Ok, comunque capisco il dolore delle cuffiette. A me solo queste cuffiette non fanno malissimo alle orecchie subito. Ora puoi dare un'occhiata alle altre strutture dell'accampamento e familiarizzare con le rispettive funzioni. Oppure tornare alla scrivata di gioco per riuscire a continuare. Vediamo, se sono un po' impedita, smetto. Se no, tenda reale, vediamo com'è la tenda reale. La tenda reale puoi visionare le lettere e le mappe ricevute, nonché gestire chiavi e frammenti di carta. Ok. La scrivata della tenda reale è accessibile anche dalla scrivata di gioco principale premendo RB. Ho già detto che mi confonde? Ok. Lettera del sorrendente reale. Allora, basta il trizzo. Gli artigiani di Gradobor hanno preparato il cartone di un nuovo arazzo per la sala del trono. Ma tappos! Si è legato per un'incisione della raffigura. Confidando che apprezzi il leone di Sintra in riferimento al re Coram I. Le zanne sono molto realistiche. Per tacere della spada ancestrale di Dallas di Temeria che sembra quasi forgiata all'età di... Ma... Camma, a mio avviso sarà il capolavoro conclusivo dell'intero castello. Attendiamo con ansia il vostro ritorno, mia signora. Le priorità, signori, le priorità. Grazie per aver presenziato l'incontro. Fortunatamente non è stato procrastinato troppo a lungo. I miei uomini riferiscono le truppe in marcia pronte a quadrare lo Yuraga. Yaruga. Strano, perché io mi ricordo che nel libro si scriveva con la J. Vabbè. Quel che sarà sarà, ma ricordatevi sempre che avete sempre bisogno di sostegno incondizionato. I miei omaggi. Buono. Rapporto. Attività del fagardiano in aumento. Le pendici del monte di Amel. Vabbè, sapete qual è il fagardiano del nemico. Rapporto. Randaggi in spalla. In gran parte borseggiatori, banditi assassini, armati di fionde, pugnali, strumenti di tortura, rubati dalle prigioni in spalla. Più svegli, audaci dei banditi comuni, attaccano convogli armati. Ok. Adesso vediamo quest'ultima tenda e poi torniamo al gioco. Questa tenda è... La mensa! Puoi parlare con i tuoi compagni della tenda o la mensa. Concedere un po' del tuo tempo e potresti scoprire qualcosa di interessante. Sì! Parliamo con la mia spalla! Reinhardt. Anzi, prima leggo un attimo quello che mi avete scritto. Allora... Era il ciao. Mi dispiace. Ciao, Nando! Non ti sei perso, perché stiamo esplorando un po' la dinamica del gioco e abbiamo fatto un brevissimo... riassuntino delle regole di Gwent. Non mi veniva il termine. Giocate anche a Raid Shadow Legends? Non lo so, non credo però, non mi pare proprio. Allora, nel dubbio perché avevo visto la presentazione dopo aver giocato un po' a Gwent. A vedere ti sembra divertente. È bellissimo, io adoro questo gioco, io me ne sono innamorata perché è super piccino. Ok, Nando, hai capito? Ho parlato troppo velocemente, vuoi che ripeta. E Obito sta ancora, è ancora di là. Come mai sei innamorato di Obito? Fammi capire. Sono curiosa. Sì,
comunque adorabile. Oh, te l'avevo fatto vedere sulla Switch, solo che giocando sulla Switch gioca un po' pixelato. Qua la grafica invece è bellissima. Ok, ora vediamo che dice Reinhardt. Vediamo se riuscite a leggere. Allora facciamo una cosa, quando finisco la live lo... cioè, penso che adesso voglio un po' di tempo libero. Ma non gliela potevi dire mentre streamava, ha streamato tipo mezz'ora prima di me. Riuscite a leggere chi ha chiesto se stiamo facendo la pausa? Come il lecchino. È super innamorato secondo me. Allora, Vilma non è a Reniage, magari evitiamo di affossare mio figlio. Non vi stancate mai di starvene sempre solo? Sì, questa mi sembra una bella domanda. Me. Come ti capisco? Quanti di voi preferiscono il silenzio? Guardate come se la liscia. Questa mi sembra una frecciatina alla regina. Fiammante torna per la patria. No. Ok, aspetta, fermati. No. Hai fatto un altro account per darvi un seguito in più, sei dolcissimo. Però questo potevi chiamarlo Fiammetta, eh. Ciao Riccardo, bentornato, come stai, come vai? Scusami Fiamma, perché per i miei ciao troppo energici. Stiamo un attimo allisciando il nostro braccio destro, questo Cristiano. E lui ci sta un attimo mandando frecciatine da serie. No, da giovane ero super... uffa. Era uno sciupa femmina, uno di quelli che stava sempre in giro, ma la sai che ce l'ha conosciuto e mi è passata completamente la voglia. Diciamo di sì, perché per ora ho fatto solo un breve tutorial del gioco. Ha un altro nome, però non mi viene adesso, stasera non riesco a parlare, Riccardo. E come si dice? Abbiamo visto quali sono le regole di Gwent, piccolo riepilogo. Chi è Nello Boy? Non ha scritto. Ciao Nello Boy, benvenuto. Ciao, è la prima volta che ti sento. Conosci Gwent? Conosci The Witcher? Ci stiamo un attimo lasciando il comandante, quindi continuiamo nel frattempo. Cosa è cambiato? Tu, vai, dillo. Sì, braccio destro del defunto marito. Secondo me l'ha affossato lui il marito. Ciao, benvenuto. Come stai? Come va? Grande Nando, questo è lo spirito giusto. Dimmi un po', conosci Thronebreaker? Conosci Gwent? Conosci The Witcher? Dimmi un po'. Ok, signori, ci facciamo un attimo un pippone piccino per scoprire lui come è diventato il braccio destro del marito defunto. Perché poi adesso diventerà l'uomo marito, secondo me. Però, vediamo. What? Ho parlato troppo veloce? Niente. Mamma mia, come sei amaro. Mi fa piacere che mi piacciono tanto gli stickers. Spero che riusciate a leggere, perché secondo me è interessante la storia di come lui è diventato il braccio destro. Per ora era uno scapestrato. Allora, leggere aveva sicuramente i suoi difetti. Ce lo allisciamo un altro po' o difendiamo la virtù del defunto marito? Una parte di me se vuole allisciare, l'altra parte però vuole fare la donna cazzuta. Ce lo allisciamo? Ma sì, portiamocelo a letto. Mi piace questa frecciatina. Tutto il gioco su frecciatine.
Fra te. Oh yeah! In The Witcher, soprattutto nei libri, non so nel videogioco, comunque si divertono tantissimo a impiccare la gente. Tipo sei io come te, semplicemente sei passato lì annoiato. Ma se lui è appena finito di dire che faceva finta di essere saggio, comunque. Mi stare zitto. Bravo! Anche da morto? Ti tradirà, se anda a me, eh? Allora, di che cosa parla questo gioco? Fiammetta la uova, è il top di tutti quanti. Ah, fiammetta, fiamma all'Ether, meglio di tutti. Allora, Riccardo, questo gioco riprende la saga di Witcher, però da un altro punto di vista. Quello della regina Mip, la regina di Liria, dei regni gemelli di Liria e di Rivia. Affronta la guerra, tra la guerra di Nilfgaard contro Nilfgaard, cioè stasera un po' di difficoltà a parlare, vediamo se riesco a organizzare meglio i pensieri. Mi piacciono un sacco le emoji. Praticamente nel mondo di The Witcher abbiamo la saga dello strigo, ok? La saga di Geralt di Rivia che cerca Ciri e tutto il resto. Di sfondo c'è la guerra di Nilfgaard, la guerra contro Nilfgaard, cioè Nilfgaard contro tutto il mondo. Nel mondo di The Witcher c'è anche, ci sono diversi regni. Mip è la regina di due di questi regni, Rivia e Liria, e combatte contro Nilfgaard. E in questo gioco vediamo la storia di The Witcher proprio dal suo punto di vista, quindi tutte le battaglie che lei deve affrontare per sconfiggere questi super cattivoni. Fino a che ora resti? Allora, io generalmente faccio 2 stream alla volta, quindi fino alle 10:30. Però visto che sono in debito di 10 minuti, cerco di portarlo a termine. Cioè, sono in debito di più di 10 minuti, un quarto d'ora. Direi che verso le 11 meno qualcosa vi lascio, va bene? Però mi sa che devo muovermi, sennò qua giochiamo poco. Niente, a forza devo insultare mio figlio. Me ne vado, insulto mio figlio. Secondo voi... Ma insultiamolo sto bambino. Cioè, lei ha lasciato un regno intero in mano a un bambino di 16 anni. Cioè, voi vi rendete conto? Chissà perché non è un buon re a 16 anni. Ma sostenere lo sostiene, però non aspettarti decisioni saggissime da un bambino. Senti, tuo figlio non è te, non è che si mette a cavallo e va a fargli il fondoschiena di punto in bianco. La regina. Ma forse semplicemente non hai esperienza? Quanti anni ha? 3? Dici tu, è meglio non insultare tutta la genealogia. O parliamo con costui? Statistiche? Io non capisco. Premo cavaliere grigio mi esce con statistiche. Ah, aspetta, vince il premio madre dell'anno. Bravo, questa esattamente. Però guardate che cattiveria. Ha insultato tutti allo stesso secondo. Cioè,
tranne, hai insultato anche il secondo figlio, però. Vediamo un attimo se c'è qualcos'altro che devo fare in officina e poi partiamo. Requisiti di costruzione tendariale. Vediamo se ci riesco. Olli! Ok, ora siamo ufficialmente poveri, meglio smettere. Vinci Chiara Ferragni. Allora, signori, ci siamo accampati per ben 10 minuti, ora si devono muovere. Apriamo la mappa. Il tuo obiettivo primario è indicato da un punto esclamativo che io non vedo. Per sapere cosa ti aspetta, scorri sulla mappa usando RS. Ma non ce l'ho RS. Ah no, è questo RS. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Questa mappa è gigante. Il punto esclamativo. Ok, ora posso giù, posso andare sul punto esclamativo? Dobbiamo risolvere questo fatto dell'audio. La prossima volta, dai. Oddio, vuoi sentire gelato al cioccolato pure tu? Perché vogliono tutti questi punti? Se poter rubano? Esatto. Esatto. Siete riusciti a leggere la suggestione, è stato derubato. Ma se un po' di tempo... Allora, mi sa un po' di tempo, sì. Questo sta insultando il mio regno. Stai insultando. Il morale del tuo esercito può cambiare. Il morale della carta neutrale non influenza. Il morale delle carte neutrali non influenza le altre carte. Mentre un morale basso riduce di un punto la forza di ogni unità. E un morale alto aumenta di un punto. Il morale attuale è indicato non con in alto a destra. In alto a sinistra, destra a sinistra. Un amaro ritorno. Dipende dalle scelte prese durante il gioco. Per aumentarlo fai un'offerta verso il santuario lungo la strada. Ricordo, per vincere la battaglia il morale torna alla normalità, perciò tienilo sempre d'occhio. Ok, non mi è molto chiaro il modo in cui loro si arrenano, sono tristi, sappiatelo. Allora, tipo per 6 mesi di fila devi guardare tutte le live per tutto il tempo, così ce lo fai forse. Ti ho sentito. Devi dire cosa non hai sentito perché non mi ricordo che ho detto. Ah, perché vuoi raggiungere 100.000 punti? Vuoi sentire qualche membro della legione di Reggiato al cioccolato? Oui. Abbiamo incontrato dei necrofagi attirati dall'odore del sangue. Lei non solo si batte contro i banditi, ma perfino contro i mostri, manco i mostri vuole. Cioè, ditemi voi a che servono gli strighi nel mondo quando c'è una regina di questa risma. Per il mood. Allora, leggiamo un po'. Chi erano i viandanti cui corpi giacevano sul cielo della strada? Avevano tutta l'area di pellegrini che avevano avuto la sfortuna di incontrare randaggi di spalla. I banditi avevano tagliato loro la gola lasciando i corpi decomposti sotto il sole. Probabilmente sapeva che il loro fetore avrebbe attirato attenzione ai necrofagi affamati, causando così la morte di altri sventrati passanti. Tuttavia era evidente che la cosa non gli importava. Entriamo in battaglia, dobbiamo uccidere dei mostri, signori! Allora, il trofeo è tipo di carta molto particolare, può avere solo una... Il trofeo è un tipo di carta molto particolare, può averne solo una nel mazzo. Oh. Che immagino sia quella. Il trofeo comparato direttamente sul campo di battaglia all'inizio della partita. Valle. Nebbia in pieno giorno. Con questo caldo terribile è normale, secondo me. Abbiamo a che fare con qualche stregoneria. Non escluderò la possibilità, mio signore. Dobbiamo fare molta attenzione. Vabbè, signori, sono comunque
creature magiche, quindi le sue file sono coperte da nebbia, uno tra i numerosi effetti applicati a una fila in cui ti imbatterai. Ok, gli effetti applicati alla fila influenzano tutte le carte della fila e possono avere conseguenze positive o negative. Più avanti avrai accesso a carte che ti permetteranno di applicare effetti sulla via di questo tipo. Ah, però nel frattempo li devo subire. Richiamo una copia di questa carta dal tuo mezzo. Non ho letto come si chiamano. Allora, io giocherò il nostro amato barbiere falciatore, il nostro amato falciatore, perché è estremamente leale. Nel frattempo leggo quello che hai scritto. Che fai col... Sono mangiacarogne. Lui pensava che fossero innocui all'inizio. Poi quando si sono cibati, sono diventati forti. Usa tonico della tempra per potenziare la forza di una delle tue unità. Ok. Se facciamo il mio turno e comincio a leggere i vostri saggi. Ah, il simbolo del diamante di fianco al nome guadagna più punti canale. Ah, ok, meglio se poi voglio continuare a farmarli. Infatti, fino a che rimani live... Ok. Gargisello. Però non puoi essere il mood e VIP insieme, sono uno e due. Mi piace quanto ci tenete. Adesso giocherò la arbalestra. E allora richiama, distruggiti. Colpa di Twitch. Mi dispiace un sacco. Però, se fai come c'è Meta, che c'ha tipo 3 o 4 account, può essere tutte e due le cose. No, invece potevo fare un'altra cosa. Vabbè, comunque ho vinto. Yuppie! Abbiamo scacciato le bestie prima che potessero cibarsi. Adesso peschiamo altre carte. Tutto uguale, signore e signori. Comunque non è bellissimo come contro dei mostri non stiamo giocando a carte. Allora, ho vinto io, quindi tocca a te. La carta dovrà rimanere sul campo di battaglia tra un round e l'altro perché ha l'abilità resistente. Vale. Vale, ok, in spagnolo. Aspettate che le tiro un altro po' con la tecnologia. Ecco qua. Chi di voi si vede Dragon Ball Super dopo le 10 su Boeing? Ho il televisore rotto, non posso più vedere cartoni animati dal televisore, sta cosa mi uccide. Sto vedendo solo le cose su Amazon Prime. Tu non sai quanto vorrei vedere i cartoni animati. Tu non ne hai proprio idea. Mi fanno ancora i Simpsons Italia 1 all'ora di pranzo. Ne arrivano altri perché si sono riempiti la pancia. Non promette bene. Ma noi giocheremo l'arbalesta. Ma secondo me ci manca una R. Ho questa sensazione. Ma perché posso auto-attaccarmi? A me sta cosa uccide. Forse vuole parlare con voi. Io per esempio una cosa che volevo chiedervi erano quali anime guardate. Era la domanda della serata. Ditemi un po'. A me hanno consigliato un anime, però vorrei sentire anche i vostri consigli. Sono diventati più forte per la sete di sangue. Vuole ritirarsi sto cretino. Ogni comandante nemico ha un'abilità speciale, ok.
Usando la probabilità, il comandante nemico ha distrutto la tua unità più forte e le ha dato un pasto ai necrofagi, rendendoli più potenti. Oh oh! Non c'è di solo nel ritirarsi, ma io gli ammazzo la famiglia! Io non mi voglio ritirare! Se un round lo sta andando per il meglio, potrebbe convenirti passare il turno e risparmiare le risorse per il round successivo. Ricorda, puoi passare solo all'inizio del tuo turno, prima di aver giocato le carte e usato l'abilità. Ok, però non vedo... Ma io non voglio! Non ci sono alternative. Mi fa per passare per forza. Allora, Death Note, Tokyo Ghoul, One Piece, l'attacco è gigante e Dragon Ball sono i più belli. Come anime, giusto? Quindi vedo quelli che li seguono proprio dalla vita. Perché ha ragione, Riccardo, ha ragione. Ricorda, perdere un round non comporta totalmente la sconfitta, puoi vincere la battaglia e ottenere due punti vittoria. Grazie al piffero. Non ci ritiriamo, ma io non volevo ritirarmi, sei tu che mi hai fatto ritirare. All'attacco. Guardate! Un altro abominio! E puzza un sacco! E lui va trovando i suoi sali. Aspettatemi solo un attimo. Che stando per gestire il tuo esercito con successo, devi comprendere la sinergia che esistono tra le tue carte. Palle! Per cominciare metti in gioco Wernerbrook sulla fila del combattimento corpo a corpo. Capitale, questa carta diventa più potente ogni volta che aggiungi altre unità sulla stessa fila. Ok. Ma io non mi ricordo quale corpo a corpo, penso che sia questa comunque. Le carte con l'abilità ordine possono essere attivate manualmente durante il turno in qualsiasi momento, ma solo dopo un certo periodo di tempo, da quando vengono messe in gioco. L'icona sulla base della carta indica quando l'abilità è pronta all'uso. Ok. Durante il tuo turno puoi attivare un numero a piacere di carte che hanno l'abilità ordine. Spesso questa abilità possono essere usate una volta sola, ma alcune carte ne consentono più attivazioni nel corso di una battaglia. Scusatemi, la sera non sono particolarmente sveglia. Niente, non mi fa... È lui che deve giocare questa battaglia, non io. No, torna presto comunque, è stato un piacere vederti con noi. Ciao. Car Gisello, siete adorabili. Comunque, dove siete? Non me l'avete detto. Quanti anni avete? Ma posso giocare, sì? Uso l'abilità di vedere, ecco. Ok. Fammela fare, però. Danneggia. Non so di quante unità la fila nemica. Ok, quindi devo attaccare il nemico. Ok. Mulisano! Aspetta un attimo solo. Gli avvisi hanno giorno sul canale Discord. Ogni mattina. Ogni mattina quando si ricordia. 14 anni. Oh, che carini. Quindi ma hai cominciato le superiori? Uno è più bello questo, 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 questo. Questo è fighissimo. Anche se devo dire che Gwent mi piace di più perché posso giocare con tutti voi. Però questo è fighissimo, mitico. Che bello. Quindi voi siete la prova provata che Mulisa esiste davvero. Oh, a che scuola hai scelto? Dimmi un po'. A che scuola superiore vai? A me sembrano le stesse cose. Sì, però qui c'è una storia, ricca. Qui abbiamo un filo conduttore da seguire. Lì invece sono tutta una serie di partite da giocare con voi o con altre persone. O perdere con Fiar, però sappiamo che il giorno in cui vincerò lui mi spiderà a casa del cibo. L'abilità di Reynard ti permette di riattivare le unità la cui abilità di ordine è già stata usata. Buono, quindi giocheremo Reynard. Va bene, visto che ho tutta questa libertà d'azione.
giovane. Ah, aspetta, aspetta. Ella! Comunque siamo già a settembre, eh? Non vorrei dirtelo, non vorrei essere io a dirtelo. Ovvio che esiste e vi consiglio di visitarlo. Guarda, ci faccio un bel pensierino, non ti preoccupare. Aspetta, aspetta. Questo è praticamente la della storia di Gwent. Esatto, esatto, che secondo me è fighissimo, dico. Troppo giovane per cosa, ricca, fammo capi. Fra 2 mesi 12 anni. Ah, ciumissimo dentro. Qui tu hai ancora le medie, ricca. Oh, sei pronto per tornare a scuola? Il tuo avversario ha salito le carte, hai un notevole vantaggio. La tua vittoria è assicurata, perciò puoi decidere di passare il turno oppure di schiacciarlo giocando fino alla fine. Fino alla fine! È l'ultimo round. No! Ma ha detto che aggiungeva, non attaccava! Ma perché fa sempre questo? Mi sono autoferita da sola, di nuovo! Come comandante farei pena, come se ordinassi i miei soldati di picchiarsi l'uno con l'altro. Signori, carne, carcassa, però carne. Che a quanto pare rivendiamo. Per ricavarci legno. Aspetta che prendiamo un cadavere. Amore mio, scrivimi non appena arrivi al tempio. So che sono passate solo 2 settimane, ma mi manchi tantissimo. Senza te la casa sembra vuota. Spero che la nostra offerta, per quanto modesta, sia gradita alla dea madre. Con la sua intercessione riuscivo finalmente ad avere un bambino. Sei un marito perfetto, non dubbi che sarai anche un padre perfetto. Sarà entrata da pericolo e torna presto. Raga, signori, sto... Ehi! Ehi, perché? Che è successo? Aspettate. Aspetta. Antonio... Ma forse sei tu che... Che ha fatto? Ci sta, ci sei. Però si è... Sei tu. Io cosa? È il telefonino che si è rallentato. Ah, ok, ok. No, ci sei. Vedi che Nando si voleva dire qualcosa. Che dimmi, Nando? Non lo so, Nando approfitta che c'è Obito, quindi scrivi rapido. Ciao, Riccardo, tutto bene, tutto bene. Te invece... Scusate, scusate, ciao, mi sentivo, aspettate. Ciao, ragazzi. Allora, adesso stiamo per un sacco di tempo, può essere che si mette molto... Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Si concorda, anche più bello, è molto più bello di Gwent perché c'è la storia. Può essere che mettono molto loro, sì, certo. Allora, mi sa che è meglio. Io sono un tipo... Un mese a guardare tutte le labbra, ora sono mondo. Come stai? Ti saluto Fiammetta qua. Ho scoperto dopo che ero un maschio. Sì, è fiammante. Lo so, il mio onore ha fatto un altro a caso, si chiama Fiammetto. Veramente? Sì, ma te lo faccio vedere, aspetta, troppo cizzo. Ah, figo. Ti voglio un sacco bene. Nando, veloce, che qua c'è un video se ne vuole andare, su. Qualsiasi cosa tu gli voglia chiedere, chiediglielo. Mo. Ma quanto è brutta la mia faccia. Bello boy. Fiammante. Stava qua vicino. Fiammante, ha fatto 3 account. Wow. Sì, ma è troppo ciccio. Fiammante torna per la patria. Arsta, arsta. Io mi ricordo che era rosa, mi usciva. Arsta. Vabbè, non fa niente. Vediamo se Nando ha scritto. No. No, non ancora scritto. Nando, è perso un attimo. Fiammetta love. Comunque sì, questo è l'account che si è fatto. Ah, è Fiammetta love. Mi voglio un sacco bene. Io e Girosello volevamo giocare a Dragon Ball Xenoverse, d'accordo, Bito? Dragon Ball Xenoverse.
In che senso sei d'accordo? A giocare con loro, mi sa. Non so se ce l'ho Xenoverse, non mi ricordo. Non so se ce l'ho installato. Ragazzi, scrivetelo su Discord, così non me lo dimentico e lo scarico. Ok, io nel frattempo continuo a giocare con la regina Mi, perché sono con... Non so. È carino sto gioco, questo, però siamo ancora nella modalità, nella fase di tutorial. Mi dispiace, però hey! Si è attivato un video, scopri i cartelli stradali, sblocca il viaggio rapido che ti permette di spostarti da un cartello stradale all'altro in qualsiasi momento della mappa della regione. Cioè nel Medioevo, signori, nel Medioevo hanno inventato il teletrasporto, non in questo secolo. Vabbè, avete sentito Bitoki? Scrivetelo su Discord, così ve lo ricordo. Passiamo da un cartello stradale all'altro. Che fa la manina? Bottino. Andiamo di viaggio rapido. Entriamo nel castello. Aspetta, devo prendere la legna. Devo rubare la legna perché sono una regina molto povera. Entriamo in un castello. Paraponzi. Anche qui indossano le mascherine, signori. Allora, aspettate che come al solito devo far salire una... Ah, ma mi sa che non funziona questa cosa, eh. Ah, recluto! Ci sono dei banditi che dobbiamo fermare. Aspetta che gli rubo prima la legna, perché i banditi non li hanno rubati tutto. Ciao Cristi! Come stai? Come va? Riusciti a leggere? Cristi, ti faccio un riassuntino appena finisce questa parte qui. Allora, in poco tempo la regina e il suo seguito giunsero a Terrefalco. Gli uomini sostanziati erano solo attenti sotto il secolo di mezzogiorno. Ciao! Sei curiosa di vedere... Tutto meravigliosamente bene. Sei curiosa di vedere questo gioco di Gwent in cui c'è una storia da seguire? Un nuovo spettacolo 3 per il canale. Vi prego, andatelo a vedere perché siamo... Siamo tutti noi che vi salutiamo tanto, quindi ci farebbe piacere sapere cosa ne pensate. Allora, solo a me ricordano le carte di Alice nel Paese delle Meraviglie, questi cavalieri? Ora siamo in 3. Basta aver aiutato i banditi, stanno piangendo. Stanno piangendo perché i banditi li hanno derubati. No! Brava! E che devi fare col popolo? Devi scammazzare? Brava. Perfetto. Lire e Rivia, mi confonde. Ma chi è la gente semplice, a me urta. Raga, non lo so perché qual è il problema, non li sento. Racconta un po' come è stata la giornata Christy Game. Hai bisogno di un riassuntino vicino, perché non è che abbiamo fatto assai. No, colpi, siamo gente semplice. Come ti stai incuriosendo? Beh, se ci stringiamo la mano. Comunque, Cristi, la domanda di oggi è riguarda gli anime. Stavo chiedendo consigli in chat su quali anime guardare. Se vuoi consigliarmi anche tu qualcosa. E per
perché ha stretto la mano alla regina, su. Però sa che esiste un'etichetta. Fiammetta 1, io lascio il telefono acceso per guadagnare scudi, però vado. Oh, vabbè, è stato un piacere conoscerti, Fiammetta. Spero di rivederti domenica, io porto Gwent semplice domenica. E il mercoledì continuo su questo gioco. Anche se qualche sera potrei giocare, a, insomma, con tutta la legione, quindi chiudo il canale, va bene? Tranquilla, ci sta tutto. Che cosa ti piace guardare invece? Dimmi un po'. Questa si eccita per tutto proprio. Estasia, mamma mia. Giochi? Direttamente solo quelli. Film di avventura, azione, serie TV. Quali sono gli ultimi che hai visto? Dimmi un po'. Giustamente un cane. Ale. Gli anime sono molto molto belli, però devi convenire con meno che non piacciono proprio a tutti tutti, quindi uno deve anche accettare come si dice, i gusti altrui, de gustibus. Che è una serie TV, l'ho sentita, però non so di che parla. Mi annoio, e ci sta, preferisci film, Riccardo? Dimmi un po'. Un titolo per un bastardo, hai detto dove era diretto? Andiamo. Non dovevi dirlo. Le scelte che compiono delle conseguenze, alcune in effetti immediate, mentre altre sono riscontrabili al tempo. Scegli con attenzione. Qualche vergata inculcherà in loro un po' di buonsenso. Usate gli uomini, lasciate andare le donne, lasciateli in pace. Allora, questa è una scelta difficile, perché una parte di me li vuole lasciare in pace, poveri cristi. Però, questi poi non capiscono la lezione. Non voglio essere troppo severa e troppo morbida. Ma sì, mezza lezione, dai. Forse non riesco a lasciarle, avrebbero avuto gli uomini comunque. Aspetta. Sì, film tutta la vita. Quali film? Scusami. Però io penso che debbano conoscerli bene, ma rispetto ai loro gusti. Fai benissimo. Magari hanno provato qualche anime brutto, magari si riesco a trovare qualche anime carino. Lo guardano con più piacere. Mia sorella lo guardava anni fa, lo adorava, poi non l'ho più guardato, le fa schifo. Pure a me. A me piacciono i film. E i cartoni magico di Gumball. Oh, anch'io adoro il magico mondo di Gumball. Lo dovrò guardarlo. Ho visto repliche su repliche, però mi piace un sacco. No, Cristi, io vivo con Obito. Sono andata a trovare Otello settimana lo scorso weekend, però vivo con Obito. Comunque siamo tutti fratelli. Sì, anche con Joseph, anche se è un po' che non si vede. Sì. Abbiamo anche una sorella, però ancora non siamo riusciti a convincerla a streamare con noi.
Siamo 5 di noi. Aspettate che devo rubare altro regno. Siamo troppo poveri in questo regno. La regina ruba gli uomini. Le baccheria annunci sono un'eccellente fonte di informazioni su quello che succede nella zona. Clicca sulla bacheca per far comparire i segnali sulla mappa. Ah, questi danni sono interessanti punti di interesse. Vediamo questi interessanti punti di interesse. Siamo amici di Sgamo, ex Sgamo e di Shelly. Qui c'è un altro bottino, qui c'è un pezzo, c'è un rompicapo. Qui c'è un punto di interesse. Che ficata. Ti torno dentro con B. Che grande ficata. Si sta lamentando la Cicina perché il suo regno è stato abbandonato, perché a quanto pare assaltano i soldati delle tasse. Che cosa strana che assaltino le uniche persone che gli tolgono il denaro, ma che cosa assurda. Allora, Vostra Altezza, due sudditi chiedono umilmente il vostro aiuto, si chiamano Jarplek e Wilmer. L'asse del loro cavallo si è rotto e hanno necessità di raggiungere il mercato. Come intendi procedere? Consulta i sorveglianti dell'accampamento, sapranno cosa fare. Elargisci loro del denaro. In nessun modo non ho tempo di occuparmene. Ma perché? Io sono una regina buona e giusta. C'è un signor Fosso, c'è un signor Fosso. Pam pa para para pam. Secondo me l'ho trovato. Aspetta che ti devo rubare. Questo rombo. Che cos'è? Una frana! A quanto pare lotto anche contro le frane. Signori, contro le frane. In un lampo nero distretto verso Miv, sbalzando la regina sulla sella. Un attimo più tardi Miv avrebbe fatto la brutta fine sotto un enorme masso. Purtroppo però i pericoli non erano finiti. La scarpata ha iniziato a franare sulla strada, insieme al muro del tempio che si ergeva sopra di essa. Le urla dei soldati travolti e morenti gettò un'ombra scura sulla regina. Ma Miv doveva agire e riprendere il controllo della sua unità. Distruggi tutti i macigni. Ok, entriamo in battaglia contro dei macigni. Aspetta, aspetta, uè. Oh, mi fa un sacco piacere. Ciao. Mi sono fatta male da sola. Raga, ma siamo già 14 follower, 3 ore, 300, 3 ore. Non ne fai abbastanza, allora. Riccardo. Ok, Cristi, invece c'è qualche film o qualche telefilm che ci vuoi consigliare di guardare stasera? Qualcosa di particolarmente bello. Però se posso scegliere di Allegro o di Lieto Fine, perché non ce la faccio a vedere cose tristi stasera. Allora, alcune battaglie sono soggette a condizioni speciali per le quali non basta la forza per vincere, ma che richiederanno di completare obiettivi specifici. Sulla mappa queste particolari battaglie sono indicate come Nicola Puzzle. Ah, questi sono i rompicapo. In queste particolari battaglie rompicapo il tuo obiettivo è di distruggere tutti i macigni prima che raggiungano la fine di Maeve. Lo stiamo contro dei sassi! Utilizzeremo il carro come riparo, quindi dobbiamo provare ad avanzare. Metti in gioco Windham sulla fine del combattimento corpo a corpo. Ok. Fammelo fa. Ma non... Ma che caspio? Signore, si è intagliato. Ma perché? Come si chiude? Ah, forse è caduto questo, ok. Scusatemi, sono... Un attimo, è entrata nel panico. Allora, aspetta, aspetta. Film di avventura, azione, come Fast and Furious, Jumanji, Van Dimo, Jackie Chan, mi piacciono. Belli! Maze Runner, però, sono tre film e sono fighissimi. Manco io non ho mai sentiti.
Parla, dimmi un po'. Cioè, questo è tutto il tempo di litigare, litigare, i signori litigano nel frattempo che c'è una frana. Perché? Posso attivarla? Vabbè. Metti in gioco un'altra unità alabastra sulla fila del combattimento corpo a corpo, poi attacca il macigno più vicino a Miv. Nota come l'alabastra infligge danni pari al numero delle unità sulla fila. La regina ha fatto haha! Cioè, vi rendete conto? Allora. Wow. Io conosco Blade Runner, ma non Maze Runner. Vabbè, una cosa piccina, cioè, anche genericissima, non c'è bisogno di fare un riassunto preciso. L'ha visto a scuola? Quello è un altro film, figo anche quello. C'è cioè, Maze Runner, Il Labirinto, Il 2 e La Liberazione. Noi quest'anno a scuola guarderemo un film horror, se potremo, perché fare l'argomento horror in italiano. Fico! Potresti vedere i trailer. Fichissimo! Comunque si ha ragione, potrei vedere i... Come si dice? Taylor. Sicuramente li vedrò stasera. E invece qualcosa di più... Qualcos'altro, nel senso qualche altro film... Qualche telefilm da consigliare. Io ho provato a vedere New Girl, lo conosci? Anche su Italia 1 è una serie TV su questa ragazza Jess che si è lasciata col fidanzato e decide di intraprendere un nuovo tipo di vita con questi tre coinquilini maschi, però non fa troppo ridere, mi ha deluso. Anche io adoro Merlin Christie. Qual è il tuo personaggio preferito? Scippi qualcuno? Grazie, grazie, che finale. Aspettate che devo sempre derubare il mio regno delle risorse, perché se no non mi sento una regina soddisfatta. Tipo qui dentro c'è sicuramente il materiale legno che posso rubare. Poi dovrei capire dove caspita lo metto. Legno con della vernice. C'è un carro. Perché non rubare il carro? Ah, non mi lo trovi. Io lo adoro. Io ho visto 6 volte quelle serie, wow. Allora, io adoro Merlin perché è qualcosa di tranquillissimo, cioè veramente, le puntate sai cosa aspettare. Un attimo. Un mostro? Ma perché dobbiamo pagarci pure contro i mostri? Aspetta, aspetta. Lascia stare il finale di Merlin, lascia stare, non ne parliamo. Merlin, venimi così, è lui. Lo davano anche su Spike. Arthur e Gwen.
Gisello, anche se se n'è andato. Fiammetta. Stiamo parlando di Merlin, lo conosci? Personaggio Merlino. Aspito, complimenti. Ti sei innamorato fin da subito della coppia Artù Gwent oppure hai tifato almeno un pochino per... Oh Gesù, come si chiama? La sorellastra di Artù? Morgana, per Artù Morgana, dimmi un po'. Perché io all'inizio un poco poco ci speravo. Cioè, conosco la leggenda e tutto il resto, però un poco 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 ci speravo. Hai mai fatto qualche cosplay? Melitele è una dea di The Witcher, la dea madre. Qui sono politeisti. Hanno tutte le dea possibili e immaginabili. Hanno anche una forma di cristianesimo, molto simpatica. Mercenario. Esatto. Allora, è come se fosse nel mondo reale, ok? Tu hai bisogno di un elettricista, lei fa, vabbè, ma io c'ho Google, ma hai bisogno di un elettricista? Sì, ma c'ho Google! Può darsi pure che una risposta la trovi, ma decisamente non sarà né la risposta definitiva né la soluzione migliore di tutte, perché ti serve un elettricista, caspita! Fatemi leggere che avete scritto, dai! Fanno vedere molte cose. Se sono due fratelli, come fa la fine? Beh, sono fratellastri! Non c'hanno manco la stessa mamma, manco lo stesso papà. Sei stata adottata da Morgana. Va bene, ci sta, ci sta. Anche io adoro Merlin. Invece hai scritto qualche fanfiction a riguardo? O disegnato qualche fanart? E qui si conclude la parte principale del tutorial. Sì! Dopo più di un'ora siamo riusciti a finire il tutorial! Buona fortuna! Adesso posso pormi sulle gambine mie. C'è un rompicapo. Ok, quindi ora devo arrivare da qui al ponticello. Arrivato al ponticello, devo un'altra strada. Per arrivare alla missione principale. E andiamo. Nel frattempo devo rubare delle risorse. Oh no, aspetta, sono curiosa di... c'è un puzzle. Un puzzle. Dai, prima abbiamo lottato contro una frana. Adesso voglio vedere contro cosa lottiamo. Voglio entrare, su! Obiettivo sbloccato. Allora, qua sopra ci sta una battaglia. Qui invece c'è un oggetto bloccato. Qui c'è un punto di interesse. Ok, facciamo una cosa, andiamo verso il punto di interesse. Poi... scendendo al punto di interesse andiamo verso l'oggetto bloccato e risaliamo. Anzi no, punto di interesse, battaglia, oggetto bloccato. Ci siete? In realtà non, mi so non sono fratellastri, papà di Morgana, il padre di Artù. Sì, ma l'ha adottata, quindi non sono fratelli fratelli. Ok, come fanghirli di solito? No, no, ho sbagliato, ho sbagliato. I tasti mi confondono.
Venite. Ma solo io penso che soffra di mania di protagonismo? Questi sollevano le statue, che forza! Questo sarebbe sconvolgente. Ma scusatemi, ma non li abbiamo appena sconfitti! Capisco. No, è colpa mia che sono troppo lenta, perché secondo me invece è ancora più bella di quanto credevo. Allora, aspetta, devo rubare, devo sempre rubare il mio regno. Secondo me invece è ancora più bella di quanto possiate immaginare. Aspetta, c'è sempre qualcosa da rubare. Nasconde il fatto che Sofia poi lei lo scopre. Ok, effettivamente questo rende la ship un pochino difficile da shippare. Abbiamo pure gli zombie, non solo i necrofagi. Però il personaggio di Morgana, secondo me, è quello che è stato più maltrattato in assoluto. Mi sa che ci mi un tempo un oasi di pace, un luogo di preghiera, accoglimento e meditazione. Ora, purtroppo, i necrofagi scorrazzavano tra le salme disotterrate. Compresi. Ah! Disseminando il terreno di Assomana, le sacerdotesse ritenevano che l'improvvisa comparsa delle bestie fosse segno di un imminente sciagura. Ma sotto quale forma? Che destino attendeva l'ira e il suo popolo? Brutto, brutto, ma non è per il fatto che è cattivo o meno, secondo me è stato proprio maltrattato, cioè è stato quello che è stato più. L'ha preso più quel. Ne ha preso di più, insomma. Però lì si avvera davvero la questione del fatto che o muri da eroe o vivi troppo a lungo. O se. Uffa. Oggi non riesco più a parlare. Non so perché. Comunque, o muri da eroe. O vivi abbastanza a lungo mentre il cattivo. Questo è quello che è successo a Morgana, secondo me. Doveva morire da eroe. Come? Ehi! Ehi! Caspita, è successo? Ok, qui c'è una sequenza che devo capire. Riduce a un punto le forze di ciascun nemico.
signori, credo di dover... C'è qualche sequenza che devo fare per distruggere tutti i nemici. Cusci il rosso con rosso, il bianco con bianco, il giallo con giallo. Voi avete capito che sequenza di carte utilizzare per batterle? Allora facciamo così. 1. Due. Aspettate. Tre. Quattro. Cinque. Devo riuscire a distruggerli, caspita! Questo è più difficile di quanto sembri. Devo utilizzare una giusta combinazione di queste carte in modo tale da distruggere tutte le carte in una botta sola. Ok, facciamo così. Allora. E sapete qual è il problema principale? Che mi è tornata fame. Proviamo che prima utilizziamo questa carta qua. Poi iniziamo con balestriero. Poi questa per recuperare questa. Rimettiamo in campo questa. Mannaggia! Che caspita! Ciao! È stato un piacere parlare con te. Spero che parleremo di altri film. E di altre serie TV. Mi devi ancora dire qual è la tua puntata preferita di Merlin, anzi, te la devo ancora chiedere. Spero di vederti domenica. Ma quale sarà la combinazione giusta? Allora, proviamo a attaccare fin dal primo turno. Poi. Allora, io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte. Poi avrò 7 carte e potrò distruggere questa. Poi avrò 8 carte e potrò distruggere questa, quindi sì. No, che cavolo! Volevo chiederti qual è il tuo... qual è la tua puntata preferita di Merlin? E qual è il personaggio che odi? Ehi, no, questa è una questione di principio. Io ho intenzione di vincere questa battaglia. Poi magari mercoledì prossimo contiamo la campagna principale, però questa battaglia devo vincerla, non me ne frega un cavolo.
Si tratta di una combinazione di sto cacchio. Ok. Una. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Eliminiamo. Caspita! Lo zio di Arturo, non ricordo come si chiama. Tutte. È vero, lo zio di Artù. Poi mi ricordo che era una bella rogna, ma sai, vorrei rivederlo. Qual è invece la tua stagione preferita? A me quella che è piaciuta di più in assoluto è stata la prima, veramente secondo me insuperabile. La quinta invece è stata quella che mi ha sconvolto di più, perché secondo me è stata la più diversa in assoluto. Le prime quattro si assomigliano tantissimo, se ci fai caso. Ma la quinta è proprio tutto un altro paio di maniche. Mi sono fissata io una combinazione. Ok, signori, credo che devo improrogabilmente ridurre di uno a un punto di forza ciascun nemico. Quindi sarà una combinazione che mi permette di ridurre di uno ciascun punto. Queste sono quattro carte. No, sono cinque, così sono cinque. Mannaggia, questa è una questione di principio. E poi ho odiato molto il personaggio di... come si chiama? Il bambino del destino, là. Quello che diventa il bambino che è amato, adorato e amato da Morgana. Dimmi un po', non mi ricordo come si chiama. Morugan, no, come si chiama? Qua siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se gioco questi siamo a 7. E posso ridurre a un punto questa. Poi con questa carta riprendo in mano questa. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte. E se gioco questa... Mannaggia, sono 7 così! Oh! Se no, altro possiamo vedere quanto è fighissima mitica questa regina. Morgus. No, Morgus era la sorella di Morgana. Come si chiamava il bambino? Cristi.
finito la vicenda del drago. Il drago di Albione là. Il drago bianco. Ma che caspita mi combini? Ok, facciamo così. E così siamo a 4. Così siamo a 5. Ma forse devo giocarlo per ultimo lui. Forse devo accanirmi. No. No! Oh, mannaggia, ho capito che devo fare. Credo di aver capito cosa devo fare, mannaggia, mannaggia. Devo usare il loro potere speciale e portarla indietro. Ok, allora, non sbaglio a giocare loro. Poi gioco lui. E ne combatto uno. Già posso spostarli indietro? Mannaggia la miseria, allora se... Ah, mannaggia la miseria! Quest'unica partita mi sta costando carissima. Un altro tentativo, dai. Non riesco a capire benissimo la combinazione che devo adottare. Allora, se qua gioco una carta soldato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, riduco di 6 quello. Però se ne porto uno indietro, riduco di 5. Se ne porto due indietro, riduco di 4. Mannaggia, mi sono giocata male. Adesso se gioco lui sono 1, 2, 3, 4, no, devo per forza.
è che ho utilizzato la carta spaventapasseri? Non mi ricordo. Ah, signori, è troppo difficile. Caspiterina. Vorrei vincere la mia questa partita. Adesso lì ho 6 carte, qui ne ho 5. Allora, se gioco questa carta qui ne ho 4, 5, lo riduco di 2. Dovevo scenderne solo una. Ok, signori, l'ultima e poi ci salutiamo perché sto diventando frustrantissimo. Però vi dirò la verità, per la prima volta non sono tentata nel proprio di spaccare tutto. Ha un nome questo tipo di uscita di scena, però. Ma perché? Perché me le bruci? Non c'è riavvia. Ecco qua. Mi sono bruciato una carta, signori. Quattro.
Che è, sta carta qua non si può bruciare. Ci sono tante combinazioni che potrei provare, non faccio. Basta, signori, mi sono rotta le scatole. Veramente mi sono rotta le scatole, non hai proprio idea. Però vorrei leggere la chat, non so perché me l'ha tolta. Aspettate. Ecco qui. Sei adorabile. Comunque davvero, sono quasi le 11, direi che è decisamente ora di staccare. Decidi. Ui, vediamo se riesco ad entrare nella telecamera. Va bene, noi comunque ci rivediamo domenica, porto quente. E penso sempre verso il pomeriggio, verso le 6, le 8, vi faccio sapere meglio l'orario. Guardate sul canale Discord. Spero vi sia piaciuto sia vedere Thronebreaker che il trailer della Legge Leonina. Che lo diffonderete in giro per far vedere quanto siamo fighissimi mitici. E a domenica. Ciao e buonanotte. Devo solo capire come mi spegne tutto questo. Ok, menu principale. Non voglio discutere, voglio uscire. Ok, signori, facciamo una cosa molto bella. Bella davvero. Mo adesso chiamo Vito e lo aiuto a far spegnere tutta sta baracca burattini. Beh. Fermi tutti quanti. Ah, perché stavi streamando qua. Vabbè, ragazzi, non ne spegniamo. Chi è rimasto qua? Ciao a tutti quanti, ragazzi. Buonanotte. Ne spegni console, va bene così. Ma io non so se si perdevano tutte le... Cosa si perdeva? Non lo so, il punto è che sono arrivato. È praticamente poco più là del tutorial. Ah, non lo so, possibile.